Dunque, innanzitutto le posizioni dei tre deferiti sono in questo momento molto diverse rispetto all'inizio della mattinata, insomma, perché a oggi abbiamo il giudizio in capo a Moggi che è sospeso, gli altri due attendono il giudizio, con la differenza che Giraudo attenderà un giudizio, come dire, quasi in modo... come esito di un giudizio sportivo abbreviato, cioè sostanzialmente non ha ribaltato il teorema accusatorio del 2006, Mazzini parzialmente lo ha fatto, e il quale Mazzini ha però un'ulteriore specificità, questo giudizio pendente che lunedì verrà affrontato dal CONI, insomma. Le mie sensazioni sono ovviamente sensazioni di cauto ottimismo, come direbbero i consumati giornalisti, comunque sensazioni come dire di attesa, nel senso che noi abbiamo depositato questa istanza di ricusazione per un principio di civiltà giuridica, diciamo, nulla di personale nei confronti di giudici sportivi, ma non si poteva pensare che chi fosse già espresso e con termini, diciamo, così perentori, così censorei nei confronti di Moggi, ma non tanto di Moggi quanto di questo teorema accusatorio sulla presunta cupola, sul presunto uso illecito di sim svizzere, sul presunto sistema di alleanze esclusive unilaterali della Juventus, insomma, chi in qualche modo avesse già un'identità precostituita precedentemente espressa non poteva essere da noi considerato un interlocutore come dire privo di predeterminazione. Questo è stato il punto. Poi è ovvio che la nostra era un'istanza, questa istanza è stata accolta, per cui ora vedremo quale sarà l'esito, insomma. Mi sembra che comunque sia un primo importante, significativo risultato. Diciamo che rispetto a tutte le difese, la difesa di Moggi esce con un risultato positivo. Le difese di Giraudo e Mazzini sono in attesa di sapere quale sarà il destino dei loro atti. Paco, ma le tue impressioni, ora ovviamente noi so bene poi da collega che non si parla dei colleghi, quindi però ti chiedo in generale, secondo te quale può essere stato, siccome a occhio nudo, da tifoso, dico non da legale in questo caso, a occhio nudo non si capisce bene perché la difesa di Giraudo non si sia accodata in qualche modo, bastava accodarsi, chiedere un rinvio se avrebbero rinviato, e così nel giudizio penale, quasi a chiedere subito una condanna. Secondo te, al di là dei possibili errori o meno, che qui non ci interessano, un motivo serio quale potrebbe essere? La voglia di chiudere tutto comunque vada? Non so, non ne vedo altri. Sì, no, indubbiamente questo. Direi, Massimo, anche la rappresentazione che la difesa ha inteso dare del proprio assistito, cioè la difesa di Moggi ha dall'inizio concertato una linea. La linea è quella di andarsi a difendere nel merito sul presupposto di essere innocenti, e che comunque la ricostruzione fatta nel 2006 era davvero una ricostruzione parziale, infondata, approssimativa e per qualche verso anche direi persecutoria. Credo che per la scelta fatta in sede penale, per la scelta fatta questa mattina, come giustamente hai rilevato, la difesa di Giraudo abbia voluto ribadire l'estraneamento, ma non solo giuridico, proprio personale. Certo. Cioè, ormai Giraudo fa altro, lo fa bene, lo fa da tanti anni, non ha mai rilasciato un'intervista, non ha mai rilasciato una dichiarazione, non è mai più intervenuto sulle vicende sportive, ma non già soltanto della Juventus, in generale, e per cui, come dire, una sorta di diritto all'oblio, no? Cioè, sì, lasciatelo stare, lasciatelo la sua vita, non lo importunate più perché tanto non entrerà più nelle vicende federali. È una scelta. Paco, diciamo... invece è un'impressione tua. Però poi dopo veniamo a sapere, leggendo sui giornali, che Giraudo avrebbe offerte dallo Standard Liegi per la costruzione di stadio, nuovo club, nuovo team, manager, anche da altre squadre inglesi. Cioè, ma lì può, allora, credo. Io non lo so, adesso non so se. Comunque, che succede se fosse radiato in Italia? Varrebbe la radiazione anche all'estero? Sì, ma da quello che ho capito, il coinvolgimento di Giraudo sarà eventualmente un coinvolgimento esterno, okay. Diciamo, da, cioè, legato agli aspetti finanziari ed esclusivamente finanziari, cioè anche la difesa ha ribadito che
Lui nasceva come manager, si è trovato ad esercitare la propria professionalità nella Juventus brillantemente, finita, ahimè, male, ma male da un punto di vista, come dire, federale, non da un punto di vista sportivo, evidentemente. Finita male quella vicenda, è tornato al suo antico mestiere e un coinvolgimento federale, fosse anche di ambito internazionale, non lo avrà mai più né lo desidera. Quindi questa è una linea, però ecco, io non mi soffermerei tanto su Giraudo, certo, perché questo non abbia merito, ma prima perché, diciamo, non sono una persona qualificata per parlare né per esprimere giudizi, e poi perché credo che nuovamente la centralità di tutto sia sempre e comunque nel bene e nel male, in questo caso nel bene assoluto, Moggi, perché il punto è sempre questo. Anche in questo frangente, certo, Mazzini e Giraudo hanno condiviso questi momenti, questo deferimento, ma qualcuno pensa davvero che l'obiettivo di tutto non sia quasi esclusivamente Moggi? Beh sì, è evidente che sia così, perché noi siamo di nuovo diciamo dinanzi all'ennesima deroga, o per non dire altro, in termini di violazione di principi che valgono sempre. Peraltro dico, visto che mi occupo della difesa di Moggi, ma di molti altri processi sportivi, ora è chiaro che poi, insomma, si tende questo a dimenticarlo, quindi io conosco i giudici sportivi, so come lavorano, ma dico io, ma è possibile che ogni volta che c'è Calciopoli, c'è Moggi di mezzo, si deroga a tutto? Cosa che normalmente in altri processi io non ho modo, non ho sì, qualche piccola di anomalia, diciamo, negli anni c'è stata in questo. Ecco, questo che mi chiedo, ma è sempre come incredibilmente concentrata su questo aspetto, perché non sottovalutate quello che è stato detto oggi, alla difesa di Mazzini, quando hanno detto che attendere il giudizio di un organo superiore, quale il CONI rispetto alla federazione, è del tutto irrilevante. Sì, vero, questo, guardate, questa è una cosa assurda, è come non so se il giudice di pace di un paesino sperduto dicesse che si disinteressa totalmente dell'eventuale giudizio della Corte Costituzionale, sì, sì, perché siccome lui è autonomo risponde solo a se stesso. Questo è pazzesco. Tra l'altro, oggi l'avvocato di Mazzini ha fatto proprio presente che, tra l'altro, i suoi colleghi, diciamo, che facevano parte del Collegio della Difesa, non erano presenti perché credevano fosse quasi automatica il rinvio. Io peraltro, diciamo, solleciterei tutti ad una riflessione che è questa, no? Non so se la condividete, e cioè nel 2006 scrissero determinate sentenze con determinati presupposti. Noi abbiamo sempre detto che quei presupposti erano sbagliati, siamo stati piuttosto coerenti, no, in questi anni, ognuno, certo, nel proprio ambito professionale, chi, diciamo, tecnico, chi divulgativo, chi da studioso. Bene, quello che io dico è: come può la Procura federale oggi dire che una radiazione va comminata sulla base delle sentenze rese, cioè le sentenze del 2006, quando la stessa procura sta, direi un po' lentamente, comunque sta avviando un'attività di indagine nei confronti dell'Inter sul presupposto che probabilmente lo scudetto assegnato nel 2006 è uno scudetto assegnato in modo un po' frettoloso. Quindi è la stessa FIGC che, quando attiva questo procedimento per l'accertamento della meritevolezza dello scudetto dell'Inter, di fatto che cosa sta dicendo? Sta dicendo che non è convinta che la ricostruzione del 2006 sia effettivamente giusta, perché se fosse giusta totalmente la ricostruzione del 2006, perché andare a, come dire, mettere in discussione un altro esito di quel giudizio che fu l'assegnazione dello scudetto all'Inter? Paco, glielo tolgono quello scudetto, sì. Ma io me lo auguro, ma no, quello lo so, me lo auguro da un per un principio di civiltà giuridica, cioè venne assegnato lo scudetto alla terza in classifica sul presupposto che dovesse essere quasi una misura meritoria, cioè, no, quello che i giornalisti chiamarono lo scudetto degli onesti, quando dal processo di Napoli, e attenzione, non da un processo federale, non da un processo fatto
in un salotto di un albergo, ma in un processo che dura da 2 anni davanti a giudici, insomma, di un certo spessore, abituati a processi molto più seri. Tanto io come difensore non posso essere ricusato, quindi questa frase la dico tranquillamente. Ecco, allora io dico, le prove che si sono formate in quel processo hanno dimostrato che non c'era il sistema Molci, che non, e tantomeno che c'era un sistema Molci esclusivo, e che forse altri telefonavano agli arbitri, altri entravano negli spogliatoi. Quindi, se tutto questo è vero, ma siamo sicuri che altre società non coinvolte in Calciopoli, per esempio l'Inter, possano essere oggi, nel 2011, ritenute meritevoli di una misura premiale, cioè di essere premiate per questo atteggiamento, come dire, integerrimo, moralmente corretto, differentemente dagli orchi? Gli orchi erano Moggi, Giraudo e quant'altro. Ecco, questa verità secondo me non c'è. Noi Paco ti ringraziamo tanto, ci aggiorniamo, speriamo presto con novità buone da tutti i punti di vista, CONI, radiazione. Volentieri. E tutto il resto. Buon grazie amici, grazie a mille. A presto, grazie. Ben trovato.